Ciao amici, stiamo per provare una tecnologia giapponese che ho regalato alla Vala. Ciao, ciao amici. Vala, saluta. Bisogna, guarda, già il primo disegno. Non abbiamo idea di che cosa sia, sappiamo soltanto che è una cosa incredibilmente chimica. Ma Vala, su che account io taggare? Questo qua. Avremo delle incredibili spiegazioni in incredibile giapponese. E niente, adesso ci proviamo e penso che nessuno li mangerà mai, nessuno avrà mai il coraggio di provare questa cosa. Secondo me puzzeranno pure di morte. Contenuto della confezione. Ah, c'è anche... No, questi servono, eh. Sono le formine. Le nostre micro formine. Ti prego. Seguiamo i disegni. Che cazzo è? Primo step. Ah, questo è da tagliare però, mi sa. Sì, perché ci va dentro l'acqua. Che devi colare con quello, cioè con un misurino. Mi piace perché la confezione ha anche il disegno del piattino. Hai visto? Dove poi puoi appoggiare, perché proprio questo qui, guardalo, è lui. Certo, guarda, quello il cazzo qua. Lo tagliamo. E facciamo la fotina. Lì sopra. Fa morire. Ma siamo sicuri che queste cose siano commestibili? Penso di sì. Chimico come il peccato, però sì. Però qua dice che devi tagliare anche questo. Guarda. Guarda. Quindi devi tagliare questo e anche... specie di cos'è quella roba lì? Guarda, sono andata sbagliando. Sono scema io. Cioè devi tagliare anche questo. Sì, guarda che i giapponesi ti spiegano tutto. Io mi sto ammazzando. E c'è anche il cucchiaino, capito? Cioè, capisci? Sono avanti, non arriveremo mai a questi livelli incredibili. Cioè, è possibile che devi tagliare anche quella roba lì? Sì, secondo me l'abbiamo fatto, quindi ci sono tante opzioni. Ma è tipo un budino questo? Penso di sì. Sì. Questo è l'Omu Rice. Sì, sì. Anche questo qui. È l'Omu Rice. No, ragazzi, potremmo fare anche una bellissima bandierina. Sì, ma con la carta anche. Magari lo tagliamo qua, ci mettiamo un bellissimo stuzzichino. Ok, seguiamo le istruzioni. Io già il secondo step non l'ho capito. Allora, cioè devi mettere l'acqua. Allora, tre cose di... saranno tre di acqua. Sto capendo. Allora qua prima si diceva che devi metterli l'acqua. E fin qua ci c'è, fin qua ma le palline verdi sono tipo piselli. Non lo so. Non sto capendo. Sì, sì, sono pisellini. Non ci credo. No, allora, secondo me è che questa è tipo una spiegazione generale. E poi iniziamo con questo. Non lo so, non capisco neanch'io. Ah no, ma questo è giallo di coso. Quindi devi mettere il robo giallo con l'acqua. Sì, questa è la bustina gialla, scusa. No, è quella gialla. Okay. E devi metterlo... Sì, questo è l'omelette. È l'omelette merlina. Ma poi ci va anche quello verde lì dentro. Ci va quello giallo e quello verde. Ah, è il ripieno dell'omelette. Sì. E poi dobbiamo girarlo. Ah, e poi dobbiamo anche tagliarlo, ragazze. Cookie mama. Ah, no. Ma non tagliare l'altro, però, è questo. E perché dobbiamo tagliarlo? Ah, sono le patatine queste, non è l'omelette. Ah, ma abbiamo il coltello. Ah. Ma usiamo questo. Non ci ha messo il coltello però. Aia. La prima bugia. Bugia. La prima bugia. Ci hanno messo la bandierina ma non è il coltello. Prendiamo un coso di acqua magari. Va bene. Secondo me è la mamma. Perché bello i pisellini però. Ma questo penso sia uno, cioè una cosa tutta a parte. Cioè, dobbiamo seguire queste. Guarda come ragionano. No, io non sto capendo un cazzo, giuro. Ma tipo, per questo cosa c'è? Ah, ma perché lo devi questo e poi lo... Cioè, vedi, sono due. E la cosa veramente figa è che sullo sfondo abbiamo Masterchef. Il cazzo. Ma cioè, allora, di questo. Vedi che è lo stesso coso? Eh sì. Allora, perché allora, questa forma è questa qua. Ma dobbiamo però fare c'è anche però c'è anche questo. Esatto. Quindi non devi metterlo tutto qua. Quindi questo lo dovremmo dividere a metà. Come cazzo facciamo a dividerlo a metà? O facciamo uno o l'altro. Cioè, non so se bisogna fare magari o uno o l'altro. A questo punto. Perché anche l'arancione, vedi che l'arancione non si sia per questo che per questa gelatina schifosa. Sì.
Vedi il giallo e qua c'è il verde. Io anche. Eccole qua. Abbiamo risolto il nostro dilemma. Queste sono le patatine. Questa, e questa è l'omelette. Perché è anche disegnato. Ah, e vedi, questo poi è arancione e questo invece è rosso. Potevamo arrivarci. Iniziamo con le patatine. L'omelette. Facciamo l'omelette per prima. L'omurice. Quindi ci vanno tre cose di acqua. Tre misurini di acqua. Primo misurino. E già vedi, io mi farto. Ciao, Fati, amore, lo vedi anche te? No, ragazzi. Magari esplode. Quindi apriamo la pratica bustina gialla. Utilizzando delle forbici incredibili da trinciapollo. Che in verità non tagliano un cazzo. Ah, ok. È tutta scena. Sì. Perché guarda la roba chimica che stiamo facendo. Anche te. Cosa succede, Bachi? Mamma, cosa succede? Io non sono sicuro. Oh mio Dio, cos'è quello schifo? Utilizziamo il pratico cucchiaino di plastica, no, rosa. Lo sentite l'odore? Lei era, mamma mia, cos'è? Cioè, se anche te che sei raffreddata lo senti. Che schifo. non si raffredda. Ma va messo in frigo. Sai che non lo so se va in frigo poi. Non lo so, non riesco a leggere. Non si rapprende. Dai, mami, cura, prenditi. Che schifo. Non ce la posso fare. No, ma io sono polenta. Cioè, non polenta, polenta vomitata. La polenta brutta. Polenta. Guardate la concentrazione sul volto di Valeria. Non so se devo continuare tipo a mescolare o lasciarlo lì e aspettare che... Magari si addensa da solo. Sì, secondo me sì. Cioè, arriva a 70 anni. Ma tra l'altro lì è tipo tutto e qua è invece è metà cosa. Mentre vabbè, per le patatine ci va un misurino. Sì. Uno, sì. Ok. È tutto roba verde, ma roba verde no, che è uno. Mi fanno tutti patatine. Tantissimo. È più di quello. Ecco. Dobbiamo con le patatine. Dai, va là, hai il coraggio di metterti in bocca col cucchiaino. No, va là, non farlo. Ma sono sicura che siano commestibili ste cose. Sì, sì. Me muori. È tipo... La vuoi in sapore? È proprio chimi. Sta solo di zucca. Di zucca. Sa un misto di zucchero e polvere. Nutriente. Va bene, passiamo alle... Poteva sapervi peggio però. Vabbè, ah, sì, no, dai, mangio un po' di zucchero. Non è così terribile. Un misurino di acqua e si va di patatine. Verdi. Verdi. Magari erano tre misurini di acqua lì e uno delle... No, dai, qua c'è scritto tre. Lo so, ma magari sono stupidi. È vero, perché mi sembra troppo strano. Non ci sta. Cioè, vedi quanto? Ma che cazzo? Buttacelo pure. Cioè, toccala col dito? No, la che devo schifo. Toccare, ma davvero? Ma non lo so, magari c'è ti corro della pelle, io... Ma cosa vuol dire? Cosa succede? Non si mescola. Cioè, non si mescola. Oddio, quindi si mette un altro po' di acqua. Ma sì. Sì. Dai, è impossibile. Ma infatti, ma è impossibile. Tanto l'omelette. Cioè, secondo me era davvero uno e tre qua. È vero. Era troppo con la polvere per avere solo un misurino d'acqua, dai. Però no, in verità forse un pochettino. Forse funziona. Forse funge. Cosa sta succedendo? Sto capendo. Sì, guarda che un po' mescolando le diventano. Forse perché sta cosa deve diventare più soda, perché la dobbiamo tagliare con non so ancora cosa. Sicuramente un mio coltello non toccherà mai. No, questa sai cosa? Cosa? Secondo me con col manico del cucchiaino te lo fanno tagliare.
Ma davvero? Ma può anche darsi, eh. Questo sa di caramella, però, come odore. Questo sì, è caramelloso, caramelloso, e dall'altro che era un po' morte. Magari tipo roba scaduta da 10 anni. O che non scade mai perché è talmente chimico che... Io non quella roba del McDonald's, ma non un po' è diventato giallo. Ma come si fa? Ma questo coso è ancora molliccio. Stiamo facendo delle caramelle, papi. Caramelle chimiche giapponesi. Per l'esattezza. Si possono mangiare? Teoricamente è roba commestibile, in poi. Sì, poi. L'ho assaggiato. Sì, sta di zucchero. Però si sta. Dai, ha un po' l'aspetto del purè adesso. Vero. Questo è polenta, questo è purè. Ci metterei ancora un po' d'acqua. Ma sì. Dai, non si addensa. Cioè, non si. È perché devi farlo con le mani. Guarda. Guarda, vedi che ti devi fare così. Ci metterei ancora un po' d'acqua. La va l'azzarda. La Vala non segue la ricetta. Vala se ne frega. Era Masterchef. C'è ancora la polverina. Io non voglio mangiare della polverina. Hai ragione. Va bene, dopo le patatine. C'è il gambero. Ah no, beh, in realtà bisognerebbe già tagliarle le patatine. No, no, ma la polverina. C'è il gamberino. Il gamberetto. Yes. Ok, quanti casi di acqua? Uno c'è scritto. Sì, ma bugia. Si va all'arancione e che è lì. Eccolo qua. Direi che è rosso perché l'arancione va con questo. Oh, ho detto una cazzata. No, non lo so, aspetta. Sì, sì, c'è disegnino fra, hai ragione, questo qua. Oh. Guarda che c'è disegnino del gamberetto. No, ma che vedi, cazzo, un po', vedi? Un po' va anche in questo. È il blu che lo fai per fare il... Per fare l'impalatura, brava. Ma che schifo. No, sono bellissime queste cose. Io le vedevo nei Japan Crate. La gente che faceva i video dei Japan Crate ha detto: no, lo voglio anch'io. No, no, se mangia bene, se mangia. Ah, ma hai visto questo? Strasborda? Strasborda? Ma è strasbordato? Ah, perché devi farlo solo così? Ma è impossibile. No, devi mischiarla. Devi tapparlo e basta. No. Ragazzi, abbiamo sbagliato. Andava prima fatto coerente. E poi spostato. Vaffanculo. Ah, ecco perché. Però ragazze, non seguite le ricette, poi vi sorprendete. Vabbè, volevamo fare un po' Masterchef. È uscito tutto. Che schifo. Abbiamo fatto un disastro. Abbiamo commesso un errore. Infatti mi chiedevo, ma che cosa serve quello lì? Guarda quanta polverina andata in... vabbè. Vala, stavo guardando il punto 7, che devi fare delle palline. Cioè, ti rendi conto che devi tenerla con la mano? Devi far così, puoi prenderla in mano. Guarda, cioè, qua è andata della polverina che non doveva andarci. Vabbè, sarà un bel miscuglio. Anche qua c'è dell'altra polvere. Sì, più lo guardo, più cerco di capire e riesco un po' a capire adesso. Tra un po' parlerai giapponese. Sì, è ovvio. Kawaii, Tokyo. Oh, non si dice. Ciottomatte. Ciottomatte. Baka. Baka. Semeuke. Dai, Francesca, nel mentre che lei mescola, insegnaci il giapponese. Non si Semeuke. Guarda, yaoi. Sto pensando a qualcuno, ci non posso dire chi. Ragazzi, io me ne fotto, ci metto l'altra acqua. YOLO, a cazzo duro, io me ne fotto, metto l'altra acqua. Questo non è stato troppo. Adesso va nella formina. C'è la faccia del gambero, la vedi? Sì, ma guarda che è seria sta cosa. Andiamo anche qua la polvere. Vai. Non entra un cazzo, forse ci ho messo troppa acqua. LOL. Segui le ricette. No, che c'entra. No, guarda come prende la formina. Dagli bene la forma però, se no non lo mangiamo. Spoiler, non lo mangeremo. Facciamo mangiare tutti alla Vala. Poi le offriamo a sua mamma. Mamma, vuoi la caramella? Fatta noi. Bello. Ok, adesso lasciamo riposare. Poi cosa c'è da fare? Qua sono messo troppo acqua, amiche. Ma... amiche? È da tagliare? Devi tagliare le patatine? Dopo le tagliamo. Ok. Allora,
fatto questo, c'è da fare il budino. Con le mani. Come si fa il budino? Quanti ne dobbiamo? Che schifo. Due misurini di acqua. Versi qua. Devi versare qua. Che nessuno beva da questo bicchiere. Ok, un miserino. Due miserini. E poi polverino di colore, okay, con l'arancione. Sì. Uscirà tutta, non beccherò mai questo coso. No, che brava. Ma quanto? Posso andare a Masterchef? Adesso sì. Cucina molecolare. Questo coso. Sì, dai, poi perché siete la preso. Adesso mi sembra in troppo l'acqua. Dio, che cos'è? Mescoliamo il budino e poi lo devi palpeggiare. La sosta di cicca, di bubblegum. Sì, cicca questa. Io so che sei contenta che ti ho portato proprio questo regalo in particolare. No, ma ragazzi, è una nuova frontiera del cibo. Cioè, in futuro mangeremo tutto così. Quando muori di fame, questo. Acqua e polvere. Ma è come mangio io. Acqua e polvere, più o meno. Però è meglio di questo. Polvere eravamo, polvere torneremo. Ma devo fare una pallina. Cioè, sì, con le manine. E poi nella formina. Un pezzo vuole scappare. Se esci brutta ti do la pasta asciutta, se esci bella ti do una caramella. Non lo dicevate voi? Mai. No! All'asilo quando facevi le formine con la sabbia. No, giuro, non sì, era tipo forma formina, qualcos'altro che non ricordo, e davi le botte sulla formina, no? Se esci brutta ti do la pasta asciutta. Se esci bella ti do la caramella. Guardate che bella pallina, ma che bella. Vai. E poi la schiacciamo bene. Questa mi sa che è quella che è uscita meglio, sì, vorrei dire. È vero. Che abbiamo seguito la vicenda. Ma Valeria. Che sorpresa. Vabbè, abbiamo sbagliato. No, ti prego, guarda che bella. No, questa è bella per davvero, guarda che bella. Ok, adesso dobbiamo fare la differenza con questo. Ci sono polpettine adesso. No, il grano deve essere. Poi dobbiamo impararlo. Adesso c'è quello della bustina che c'ha i misurini. Che non ho capito perché tagliare all'uno, poi versare l'acqua, poi piegare. Ah, perché fai tipo cicci. Ah, ma qua dentro dobbiamo sì, devi mettere dentro l'acqua lì. Due cose di acqua. Due misurini di acqua. Non cade. È proprio come fanno loro, guarda. Vedi che è giapponese. Entrata, vedi che ormai è una bimba giapponese. Adoro. Ah, ma tra l'altro questo è un coso per farlo. Poi ti dice che devi mischiarlo. Ma ne devo mettere due di cose. Due. Sì, poi lo ripieghi e lo mischi. Ah no, col cucchiaino. Prima lo mischi col cucchiaino. Ah, poi chiudi. Poi chiudi. E poi apri. E poi penso che devi sì mischiare. No, che senso ha? Non ho capito. Non ho capito neanch'io. Ma perché lo devo chiudere dopo? Ma non lo so. Ah, aspetta, ma perché questo serve qui? Ah, oh, come salsina schifo. Ah. È tipo il curry. Poi le ripongo. Cioè io le devi mettere. Ah. No, ragazzi, perché le palline le fai per no, fammi vedere, dammi un attimo. Facciamo vedere. Guarda, che schifo. Mamma mia. Io non la metterei quella roba lì. Mamma mia, ma che schifo. È perché poi vedi, tipo lo devi richiudere, poi lo devi tagliare qua. Per versarlo nel fondo. Ah, una stacca poche, ma io comunque. Esatto. È brava. Che schifo. Come cazzo la chiudo? Devi ripiegarlo su se stesso. Ho messo il cucchino sulla box. Ok. Non riesco neanche a. E poi sotto c'è il disegnino di dove devi tagliarlo. Dov'è?
giusto per giudicare. Ah, vedi. Che intelligente giapponese. Va bene. Adesso cosa dobbiamo fare? Fare le palline. Un misero d'acqua. Qui. Un miserino. Sì, ma prima ci hai messo tutta l'altra merda. Esatto. Adesso non pulisci? No. Schifo per schifo si va fino in fondo. E poi questo. E quelle. L'ultima bustina che è rimasta. Ah no, è rimasta anche la salsina del ketchup. No. Per la burai. Dobbiamo anche fare impanare. Eh sì, eh. Tutto intorno. Io sono. Tutte queste le devo fare. Qual era la bustina dell'impanato ora, scusa? Questa qua. Ah, ok. E il ketchup? Ma a sto punto penso che sia. Ah, è ancora quello, certo. Per fare forza. Cioè, penso che sia questo per fare il faccino, eh. Per forza. Stiamo per fare le polpette. Tutto viscidino. Devi farne tre? Vogliono che ne fai tre. No, un po' di polpetta è andato nella tua cucina. Non fa niente. Sono un po' di magica. No, devo starnutire. Sta di cioccolato questa roba. Ma secondo voi il giapponese è davvero sì. Sì. Chiedo scusa. Mangiano. A chi ho tradito? E fa quello di me. Yes. No, no, ma guarda che loro mangiano anche di peggio, eh. Tipo? Ma è tutto chimico quello che mangiano loro. E se vuoi del cibo vero, vai al supermercato e paghi 5 euro un pomodoro. Che cazzo? Esatto. Come fai a vivere là se tipo sei vegetariano? Non vivi qua. Spendi un sacco di soldi. Tipo me. No, muori. Mamma mia. Che schifo. Che spala. Che schifo quella roba lì. Sembra la cantina di Romeo quando era piccolo, che aveva problemi intestinali. Proprio la cacchina dei neonati, esatto. Quando, guarda, questa è una cacchina di neonato. Merda di gatto, sì. E la Valla ne fa delle palline pratiche da mangiare. E fanne solo una. Facciamo una giga pallina. Anche perché qua mi dicono di riporre qua dentro, ma poi cioè, quel pezzettino mi serve. Dove le metto io queste cose? Già sul piatto, direi. Cazzo, se quel pezzettino ti serve. Come stai fanno queste palline? Ma magari devo farle più da un po'. No, lo capisci perché anche io sono così impazzito. No, ti serve più quel posto lì, eh. Sì, no, mi serve. No, perché poi per le patatine. Ah, ah. Vedi, la panatura, te la mettono nel posto delle patatine. Giusto. No, dobbiamo fare le patatine, quindi è tagliato. Tra poco. Beh, io direi di fare la pallina e già impiattare. No, ma ce le dobbiamo mettere sul ketchup. È direttamente sul piatto, scusa. Sul piatto di plastica. Plastica. Prendiamo un piatto vero. Ah, proprio no, serie. Non vero. Un piattino tipo. È quello di le crine del caffè. Esatto. Papi, mi batti un piattino. Ma un piattino in che senso? Piccolino? Sì, quelli sì, da caffè. Caffè. Quello del caffè. Che così poi serviamo la nostra cena. Poi foto professionale, Certo. Guarda, bellissimo. Secondo me è una roba ipercrimica. Siamo le colpette. Sei stato più delicato di me, devo dire. Devo dire quando le pecore dalle capre invece. Dopo le mangerò. Le dico io. Vabbè, dopo tutto questo impegno, voglio dire. La piazza della casa. Come si spacca quella cosa? Vero? Dici, guarda quando è bella. Marrone, ma sai che forse no? No? Fuori marrone e rosa. Un pochino. Ci devi mettere dentro le palline però. Ah, vanno dentro lì? Eh sì, guarda. Ah. Cioè prima di ah, quindi devi condirle però. Ah, quelle verdi? No, no, quelle. No, qua. Quelle verdi e la verdura. Ah. No, guarda. Ok, ok, pensavo fosse verdura da mettere a lato. No, no, beh, anch'io pensavo, invece poi ho visto. Cioè, i pisellini vanno nell'omelette. Ma non ci staranno mai, scusami. Esplode quell'omelette. Sì, ma nel momento in cui la sollevi. Schiacciamo un pochino. Schiacciamo così stanno. Ho un pezzo di. No, questo vuol dire che uscite più comodo. No, 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 cioè voglio guardare da vicino. Vuole partecipare alla cucina. Ti vuoi sedere da vicino?
Cioè, è da quando è arrivato il nonno. Che è lì? Arriva il nonno. Guarda, ce l'abbiamo fatta. Guarda! È rimasta la faccina? Pochissimo. Ah sì, guarda che li vedo gli occhi. Mi piangerò. Vai. No, si sta rompendo. Pericolo, pericolo. Impiattiamo. Ale, proprio come nella foto, uguale. Sembra una vongola esplosa. Dopo due anni a fare spese insieme. Sarà come sempre con le palline, lei. Vabbè, dai. Impiattiamo, ma come se, com'è qua? Ah, quindi davanti questo. Aiuto. Qui, sì. No, lascia, cos'è? Cos'è? Abbiamo vomitato la cucina. Che schifo. Quelle abbiamo vomitato. Stai già per fare il disegnino? Ovvio. Sono emozionata. Ho capito, ma adesso arriverà il disegnino con il ketchup. È tutta polverina, qua. Non abbiamo creato bene il ketchup. No. Abbiamo fallito. No. Lo metterò prima nelle polpe. È uscita polvere. Ma è polvere. Esatto, scusa, lo credo. Dopo che ti frega. Abbiamo sbagliato. Buongiorno, ci sentiamo allora. Ciao. Ciao, auguri. Questa? Allora. Bellissima! Guarda che bella! Come è uscita? Allora, io sono malata come... Io ho il riflesso di Dio negli occhi. Eccoci. Rudolf? Is it you? Francesca sembra particolarmente incazzata. E la Vale è... La Vale è l'unica uscita bene, tipo. Buon Natale! No, guarda come sta uscendo bene. Bene. Ma hai un futuro nel... come si chiama? L'industria delle caramelle. Sta sorridendo con me. Sta soffrendo, non lo so, Matt. Sembra tipo Angelina Jolie con le labbra. Ci andava un po' più di acqua. Facciamo un contesto. Tanto poi non ti serve per altro. Tutte le polpette. Cacchio. Adesso fai una cosa molto brutta. No, sì. Pisù. Dice che il pisone appena pisù. A me domani muore la cosa. Non è male. Che buonino anche. Visto? Mica ti compro la roba che fa schifo io, cioè. 2 ore sono morta. Un po' d'acqua. Natale in ospedale. Aggiungete dell'acqua se la vostra salsa non ha la consistenza liquida che desiderate. Guarda che bellina. È un po' polverosa. Bellina per essere vomito. Cioè, guarda che bella. Proprio come la nostra, vale? Bene, tagliamo le patatine. È proprio una patatina. Quanto cazzo soffre con l'omelette? Oh, questo lo togliamo perché è un po' polveroso. L'omelette assassino, guarda quanto cazzo è cattivo. Le nostre patatine. Oh, sono patatine, bellissime. Ma si può sapere cosa stai facendo? Le caramelle. Le caramelle. Caramelle giapponesi in polvere. Sono, è una roba chimica, mamma, assurda, ma è molto divertente da fare. Sì, ormai io ci ho provato. Una bella fantasia. Allora, lei mi ha detto portami una vaccata giapponese da mangiare. Più vaccata di questa non potevo. Il budino. Oh, è uscito benissimo. Che non vi faccia male. Che roba è quella lì? Caramelle. È quello, no, che ho un po' paura. Ma tra l'altro dobbiamo qualche cosettina. Qualche pisellino di decorazione. Ah no, ma sai chi l'hanno messo anche loro? Serio? 3 palline verdi. Io ce ne ho messo 2 verdi. E poi ci va la bandierina sopra quello. Dopo la facciamo la bandierina. Allora, adesso ci mettiamo le polpette. La nostra salsina schifo.
Ma guarda che bello che è uscito. È uscito strabene. Sono stupita. Vi aspettavate un simile risultato? Assolutamente no. Mi aspettavo tutto come l'omelette. Ma adesso bene, la cosa principale, ovvero dobbiamo... Ah, è vero, dobbiamo imparare quello. Eh sì. Si dice di mettere qua quattro misurini di acqua. Addirittura. E qui è questo. Così poi questo ci metti, cioè lo vai nell'acqua e poi... E poi ci... lo impani. Lo impani, lo giri. Lo giri. Sono riuscita da prima. È Natale. Allora, versiamo la panatura. Il bicchierino a fuoco, Gesù, magari anche no. Ma questo è un po' rappreso, cioè ci sono... È vero? È perché c'era bagnato. Vabbè, tanto bagni la caramella. Preleviamo il gambero. Tutto deformino. È bellissimo. È bellissimo il nostro gambero. Adesso lo bagniamo. Lo bagniamo, poi lo metti nella panatura e poi lo bagni di nuovo, lo metti di nuovo nella panatura finché non sei contenta, penso. Come faresti con... Con la seggiola sopra il panno mistico. Molto bene. Ah, ma sono cose frizzini questi qua. Alza il culo, tienilo alzato. Mentre impani, mi raccomando. Non smettere di impanare. Senti. Friggilo, friggilo. Ma frizza? Sì. Ma tipo, senti. È vero, te scoppietta. Wow, è proprio poi quelle caramelle. Momento di friggitura davvero. Ah, potremmo friggere anche le patatine, C'hai ragione. Excuse. Potremmo impanarle. Guarda che bello che è. Mamma mia, lo senti proprio il tuore, lo senti? La cosa più bella sono le mani della Vala. Mi fai la cacca. Grazie. E poi se ti giri. Se non ti do la produzione di ricambio che ti No, le nostre caramelle non possono essere contaminate. Fatto. Sono già contaminate di loro. Ah, ha raccolto la cacchina. Dio è spiritato, cioè via che. Bene. Guarda che bello che è uscito. Non è più un gambero. No, un gambero fritto, scusa anche te. Gambero fritto. Quindi il nostro gambero è fritto, possiamo impiattare anche il gambero. Ma che bello. Va là. Sei contenta? Ma ragazzi, adesso si fa un'altra cosa. Siete soddisfatta? Friggi le patatine? No. Ok, adesso si va all'assaggio. Vai. La faccia dice tutto comunque. Deve essere buonissimo. Prima devo fare una foto però. Esatto, devo fare anche una foto al piatto. Scusami. Dopo tutto questo lavoro, cazzo. Aspetta. Tanto posso. Ma ci sono patatini e basta. Ecco fatto. Prego. Com'è stata questa esperienza nipponica? Mistica. Mistica. Sta morendo. Vorrei bere un goccio d'acqua, ma sono la stessa. Vuoi la Coca-Cola? Magari digerisci anche. Notare le mie mani. Che se faccio così si appiccicano. Sono fritte anche le tue mani. Si appiccicano. Mi sento male. Va bene. Ok, giudice di Masterchef, se mai vedete queste cose, prendete la Vala perché è stata bravissima. Saluta. Non fatelo a casa. No, no, no.